I lavori dovevano iniziare già ieri, ma dei tecnici e del cantiere non c'è ancora ombra. Tuttavia, la nuova segnaletica e il nuovo ingresso del policlinico di Bari sta disorientando, e non poco, gli automobilisti. Da più di 24 ore sono stati predisposti nuovi sensi di marcia nel tratto compreso tra via Foggia e piazza Giulio Cesare. Un provvedimento necessario per consentire ai tecnici dell'acquedotto pugliese di sostituire una valvola, la cosiddetta origine della distribuzione urbana Ennio Carafa, che in sostanza consente di rifornire di acqua per gran parte dell'abitato di Bari. Dunque, per 80 giorni, periodo complessivo presunto dei lavori, la situazione in questa zona della città sarà come la vedete in queste immagini. L'ingresso del pronto soccorso è stato spostato all'incrocio tra via Lecce e via Legno. Sono stati invertiti i sensi di marcia di via Carafa e via Lecce. Su via Lecce, inoltre, il senso di marcia è stato invertito da viale Salandra e via Legno. Vietata anche la sosta su entrambi i lati, mentre il transito è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso, nonché ai residenti che dovranno raggiungere le autorimesse e i locali privati. Già da questa mattina non sono mancati disagi legati al fatto che in molti non si erano resi conto della nuova segnaletica. Tutto questo accade fuori dal policlinico, mentre all'interno dell'ospedale la confusione regna sovrana. Sembra una torre di Babele, auto parcheggiate ovunque, segnaletica quasi mai rispettata e persino auto in doppia fila. Del resto, entrare in ospedale da qualsiasi varco non è per niente difficile, visto che trovare un vigilante che blocca gli automobilisti è cosa rara. E lo testimoniano queste immagini: al nostro arrivo nessuno ci ha bloccato, ed è storia che da un po' di tempo a questa parte si verifica ogni giorno.